come forse avete letto nel piano di presentazione, il nostro intendimento è quello di tentare un approccio alla musica in cui la creazione sia immediata, sia immediatamente prassi esecutiva, cercando di travalicare per quanto è possibile le distinzioni e le appartenenze di genere musicale. Ora, l'improvvisazione in musica è, potremmo dire, la musica stessa, la storia della musica, perché chiaramente la musica nasce in epoche antichissime in forma ovviamente del tutto improvvisativa, non esisteva ovviamente alcun modo di registrarla né per iscritto né con altri supporti, in altri mezzi. Quindi si poteva soltanto improvvisare e o poi memorizzare la musica e cercare quindi di riprodurla a memoria. Ora, anche i grandi musicisti classici sono stati spesso grandissimi improvvisatori. Beethoven, Chopin ovviamente, ma anche Johann Sebastian Bach, ma anche molti altri erano grandi improvvisatori, che poi spesso, come dire, distillavano il meglio delle loro improvvisazioni e lo riportavano su carta, organizzandolo meglio ovviamente e facendone le loro composizioni. Talora invece lasciandolo proprio nella forma improvvisativa di partenza, anche con eventuali imprecisioni, con eventuali cadute momentanee di stile. Però lo facevano sempre all'interno, diciamo, di un certo genere musicale che era quello proprio della loro epoca. Anche quando parliamo di grandi innovatori come appunto Bach o Beethoven, che per la loro epoca sono stati dei veri rivoluzionari ovviamente. E poi l'improvvisazione diventa fondamentale, costitutiva ontologicamente proprio del fare musica in forme di musica di derivazione, guarda caso, popolare, come la musica afroamericana, dal blues al jazz, e poi a quelle che derivano da esse, cioè il rock, via dicendo, nelle sue varie declinazioni. Però anche lì abbiamo sempre un rimanere all'interno di un certo genere, di un certo ambito. Lo stesso vale anche per il free jazz o per la musica colta europea e non, penso anche a cose tipo John Cage, eccetera, in America, dove l'improvvisazione è molto importante, dove l'alea diventa costitutiva, però sempre all'interno, diciamo, di un certo suo proprio ambito. Quello che noi tentiamo, molto modestamente per carità, è di, come dire, esulare un po' da questi ambiti. Ecco quindi che cerchiamo di coniugare strumenti molto diversi tra di loro, anche come vedete per appartenenza cronologica, dal clavicembalo, dalla spinetta clavicembalo fino all'elettronica, proprio per cercare di sfuggire, diciamo, a quelle possono essere delle catalogazioni, degli incanalamenti precostituiti. E io ho intitolato questa occasione odierna con un titolo sicuramente altisonante, può anche fare un po' sorridere, ovvero sia Crittografia del silenzio, ma c'è una ragione, perché è un, come dire, un modestissimo omaggio al prestigioso luogo in cui appunto stiamo per performare la nostra esibizione. E questo è un luogo che è nato per essere votato al silenzio, al raccoglimento, alla vita monastica, alla vita che in secoli bui era, diciamo, cercava di sottrarsi a quello che era il clamore anche violento della vita dell'epoca. E quindi il raccoglimento, il silenzio, ovviamente un silenzio più interiore che non esteriore, è un po' la cifra appunto costitutiva di questo ambiente, di questo spazio meraviglioso. E io dalla prima volta sono venuto qui a ascoltare il primo concerto a cui ho assistito qui, sono stato colpito proprio da questa caratteristica del luogo e devo dire, il titolo Crittografia del silenzio non l'ho inventato in occasione di questa performance, ma mi è venuto proprio spontaneo nel momento stesso, per la prima volta sono venuto qua e ero seduto dove siete seduti adesso voi, e in attesa che iniziasse quel concerto appunto mi guardavo intorno estasiato e pensavo proprio che questo è un luogo appunto che, in cui il silenzio parla, ma parla crittograficamente, bisogna saperla anche un po' interpretare, bisogna sapere un po'
cogliere il linguaggio nascosto di queste pietre, di questi meravigliosi muri, così. Quindi, ecco, crittografia del silenzio, proprio perché credo che il silenzio ci parli, ma ci parli in maniera che richiede anche un po' di lavoro di decriptazione, appunto. E ora, quello che faremo adesso, sempre quando i miei sodali gentilmente vorranno raggiungermi sul palcoscenico, sarà appunto cercare di far parlare queste mura, far parlare anche i secoli. Infatti la scelta di portare qui il clavicembalo insieme appunto ad altri strumenti è legata appunto anche a questa ambientazione, a questo ambiente, e la prima cosa che sentirete sarà appunto una ripresa, una citazione da alcuni autori per clavicembalo dei secoli XVI e XVII e qualcosina anche nei primissimi anni del XVIII, autori volutamente scelti tra autori per lo più minori, non i grandi nomi altisonanti dell'epoca, ripresi anche in maniera, non dico irrispettosa, ma in maniera rivivificante, per cui ci saranno citazioni che saranno però anche poi degli stravolgimenti, saranno anche poi delle modifiche, delle variazioni anche abbastanza pesanti, diciamo, abbastanza radicali su questi temi di questi autori del passato, e su questo noi poi giocheremo invece con le nostre improvvisazioni, in cui potremo eventualmente interagire con questi temi oppure anche ignorarli e lasciare che vengano puramente eseguiti sul clavicembalo. Bene, ciò detto, io non posso dirvi cosa sentirete perché non lo so neanche io. Non so se vi piacerà o meno, spero di sì. Quello che posso dirvi è che sicuramente sarà qualcosa di un evento unico e irripetibile, perché mentre le improvvisazioni anche dei grandi jazzisti, per esempio, sono sì improvvisazioni, ma sempre su un tema dato, su un giro di accordi dato, su una melodia data più o meno famosa. Tutti abbiamo presente i jazzisti che improvvisano su grandi temi, su grandi canzoni celebri, so, Summertime per dirne una, e quindi comunque c'è un fil rouge che segue, su cui lavorano, su cui si esercitano quelle loro improvvisazioni. Invece qui tutto questo manca, e quindi sarà un evento assolutamente irripetibile, bello o brutto che sia. Grazie.